Vorrei immaginarmelo come un pittore giocoso Pietro d'Acemmo, che io non riesco a immaginarmi. Anche perché è un pittore che mi sta molto distante, non lo capisco molto. Ma vorrei immaginarmelo come un pittore giocoso, o quantomeno uno di quei pittori che va alla ricerca di qualcosa di nuovo per dire anche quello che era già stato detto. Perché dico questo? Perché nell'affresco che abbiamo qui riprodotto, Pietro d'Acemmo gioca col corpo, moltiplica il corpo, non si accontenta di utilizzare una immagine di pietà, un'immagine che era già abbastanza conosciuta, utilizzata dalla pietà popolare, diciamo così, comunque dall'uso consolidato della pietas. Un'immagine sola di questo Cristo messo quasi fuori dal sepolcro, un morto vivo, dove si constata quello che accade, quello che è accaduto. Si constata cosa sia accaduto. Si constata. E nella fede si crede quello che è accaduto. Questa è l'Imago Pietatis. Detta molto in breve, mi sgrideranno quelli che hanno studiato l'Imago Pietatis, diranno che non è proprio così. Lasciatemela ridurre a poco. Ma Pietro d'Acemmo non si accontenta. Crea un'immagine dove Cristo continua ad apparire. Provate a contare quante volte. Provate a contare come viene duplicata questa immagine. E è una contraddizione perché io penso a quest'uomo che vive ormai in quello che è il periodo del Rinascimento, dove occorre avere l'idea che quello che si raffigura abbia una plausibilità, una realtà, abbia cioè un modo di espressione che non è più quello del Medioevo, dove il grande è grande e dove il piccolo è piccolo, cioè dove il santo è gigantesco e dove il devoto è un nano. Non è più così. Sono cambiate le cose. Ormai si pensa rinascimentale, ormai si pensa che le persone, i corpi, le figure abbiano le loro dimensioni, che sono le dimensioni reali. E lui non ha problemi, perché se voi li guardate bene, questi due corpi sono due corpi, uno. È questo unico corpo raffigurato due volte intero. È robusto, fisico, conosce l'anatomia. Eppure gioca, è per questo che lo penso giocoso, gioca raddoppiando il corpo, facendolo vedere in due modi diversi. Perché non gli basta ficcarli in una colonna per far capire che Cristo è stato flagellato. Lo vuole flagellato. Non gli basta che ci sia il ricordo del tradimento, ma che ci sia un Giuda che bacia. Ha bisogno di un corpo che si fa vedere, di un corpo mostrato. E allora quella che sarebbe la piccola Imago Pietatis, la solita, questa immagine che deve racchiudere tutto, tutto di quel discorso di amore, esplode. Diventa cioè una seminagione di corpi. Diventa un modo per ridare alla memoria i suoi oggetti. Non dobbiamo dimenticare niente. Questo è il senso del corpo mostrato. Addirittura questo è il senso del non senso, di un corpo che viene completamente duplicato, triplicato, quadruplicato. Non è rinascimentale, eppure ci sta. E ci sta nel momento nel quale questa immagine non ha senso solo estetico, anzi non ha proprio senso estetico, ma assolutamente, solamente, e protesta in questo senso,
perché vuole essere così, ha senso soltanto perché sollecita a quella memoria che è necessaria. E quella memoria che è necessaria è quella che porta a riconoscere il sigillo dell'amore. Ecco che allora tutti gli oggetti portano a quel sigillo d'amore, portano a quella soluzione. Ecco che allora un dipinto non è soltanto quella bella realizzazione di un grande pittore, ma diventa il segno attraverso il quale si compie in immagine un percorso che conduce alla fede, un percorso che ricorda la fede, un percorso che forse ricorda anche a noi quello che è facile dimenticare. Ci ricorda come questo corpo mostrato è il corpo donato e è l'unico vero corpo verso il quale si può rivolgere il senso del nostro essere.